a tutti! Come sapete, questo non è un ottimo momento storico per fare del teatro dal vivo. Effettivamente quasi rimpiango quando ci definivano posseduti dal demonio e ci seppellivano fuori dalla terra consacrata perché almeno ci facevano recitare, ecco. Per fare questo video ripensavo alla mia unica occupazione durante il lockdown dell'anno scorso, che consisteva semplicemente nel caricare e ricaricare a ripetizione la pagina dell'Accademia, non che avessi molto da fare, nell'attesa di questo fatidico bando che temevo non sarebbe mai arrivato. Per fortuna questo piccolissimo, ecco, intoppo della pandemia mondiale non ha fermato le selezioni, ma le ha giusto un po' modificate. Infatti vi sarà richiesto, come è stato richiesto a noi l'anno scorso, di girare un self-tape, cosa che inizialmente mi ha pietrificato, terrorizzato, il panico più totale, ma totalmente fattibile. Mentre la seconda e la terza fase saranno comunque in presenza, ovviamente secondo delle convocazioni e il rispetto delle normative Covid, che ormai sappiamo tutti veramente a memoria. Speriamo sia l'ultimo anno in cui sarà necessario fare dei provini online e con questo, in attesa che un vaccino ci salvi, il primo anno è fiero di presentare il bando d'ammissione all'anno accademico 2021-2022. La sezione di concorso si svolge in tre fasi successive di selezione. Che gli Hunger Games abbiano inizio! A parte gli scherzi, la prova d'ammissione è divisa in tre fasi. Per quanto riguarda la prima e la seconda fase, bisogna raggiungere un punteggio minimo di 18 trentesimi. Per la terza ed ultima fase, invece, bisogna ottenere un punteggio di 22 trentesimi. Tra coloro che riusciranno ad ottenere tale voto, verranno selezionati i 14 migliori attori, a cui si aggiungeranno due attori stranieri. Per i selezionati che avessero intenzione di rifiutare o di abbandonare, il loro posto spetterebbe al successivo in graduatoria. Per quanto riguarda la prima fase di selezione, non è prevista la presenza fisica, sia per un fatto di numero di richieste, sia per le norme Covid a cui siamo costretti, ed avrà inizio il 6 settembre 2021. Consiste in un monologo. Il candidato dovrà mandare il link al proprio self-tape, tratto da un autore di chiara fama, di un'opera italiana o tradotta in italiano. Niente opere prime inedite. Entro il 25 agosto 2021. Ovviamente si possono inserire già dal 18 maggio, dal 18 maggio al 25 agosto. Meglio non ridursi all'ultimo minuto, perché potrebbe esserci un sovraccarico del sistema o altri problemi. Fidatevi di me, sono un informatico ed è già successo. Mi raccomando, autore di chiara fama, ripeto, chiara fama. È ora di prendere carta e penna e segnarvi queste indicazioni che vi faranno fare il self-tape perfetto. Allora, innanzitutto il self-tape deve iniziare con una breve presentazione del candidato, quindi il nome e cognome del candidato, il nome dell'opera da cui è tratto il monologo, che non deve durare più di 4 minuti, anche se può durare anche qualche secondo di meno, non vi dirà nulla nessuno. La resa deve essere fatta a memoria. Mamma va? Sì, quindi non sono ammessi, diciamo, le G, non sono ammessi i suggeritori e non sono ammesse neanche altre presenze all'interno del video. Il candidato deve fare il video da solo. Ecco, poi se invece il candidato vorrà utilizzare costumi di scena, oggetti di scena, può farlo, non sono elementi richiesti, non è obbligatorio, ma può farlo senz'altro. Le riprese possono essere effettuate sia con una camera digitale professionale o anche con il telefonino, come Sì, stiamo però dovete facendo. metterlo in orizzontale, Sì, la ripresa va fatta in orizzontale e soprattutto su base fissa, quindi non ci deve essere soluzione di continuità, deve essere una ripresa ferma, quindi io e il collega sconsigliamo, diciamo, l'utilizzo di cameraman che possono, rendere l'inquadratura malferma, come possiamo dire, sì. traballante. Allora, sono severamente vietati. Montaggio. No, ecco, ma io volevo mettere un'esplosione enorme alla fine. No, gli alieni che Non prendono arrivano. le persone che mettono esplosione nei video, questo è poco ma Non si può fare sicuro, niente. non si può fare assolutamente, no, si possono fare tantissime cose, ma niente esplosione, niente alieni. È importante controllare le condizioni della luce e di non fare il video contro luce, come stavamo facendo poc'anzi io e il collega. E soprattutto è importante controllare le condizioni dell'audio e far sì che ovviamente il monologo sia udibile e che si senta bene. In ultimo, cos'altro è vietato? Ah, il mixaggio sonoro, non è possibile Quindi fare niente karaoke. ritocchi. Vabbè, i candidati che conseguiranno l'esame con un voto minimo di 18 trentesimi Trentesimi.
trentesimi, passeranno la seconda fase, quindi in bocca al lupo. Seconda fase di selezioni. Allora, questa seconda fase comincerà il 21 settembre 2021, sarà un martedì. E in cosa consiste? Consiste in ben tre prove. Tre prove che dovrete sostenere. La prima prova sarà un dialogo, quindi dovrete preparare una scena dialogata tratta da un'opera italiana o anche straniera tradotta in lingua italiana. La preparerete con una spalla che ovviamente dovrà essere presente il giorno dell'esame e questa scena dovrà durare non più di 4 minuti. E non si possono portare testi gestuali o pantomimici. E inoltre la commissione, se lo ritiene opportuno, può interrompervi durante la scena dandovi suggerimenti, ulteriori indicazioni, eccetera. Quindi questa è una possibilità. Eccoci arrivati alla seconda prova della seconda fase, ovvero la prova di espressività vocale. Che cos'è questa prova di espressività vocale? Beh, innanzitutto è una prova veramente divertente, che consisterà in due parti. C'è la parte del canto e la parte della lettura. Ovvero, nella prima parte voi dovrete cantare una canzone, a vostra scelta, di cui porterete la base musicale sul supporto USB sulla pennetta. Per quanto riguarda la parte successiva di questa seconda prova, è la parte della lettura, ovvero voi dovrete leggere un breve brano in prosa tra quelli che sono proposti all'interno del bando, e quindi si va dalla Vita Nova di Dante, a Lezioni Americane di Italo Calvino, all'Isola di Arturo di Elsa Morante, eccetera, 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 veramente un sacco di roba. Che dire, che nel caso in cui la commissione avrà bisogno di farsi un'idea migliore della vostra voce, può darsi che vi chiederà di fare una breve improvvisazione vocale o una lettura all'impronta. E ultimissima cosa, nel caso in cui doveste decidere di cambiare il brano prescelto, dovrete poi sottoporre questa nuova proposta, questo cambio, al giudizio della commissione, che si riserverà di accettare o meno la vostra proposta. Terza prova della seconda fase, la prova di espressività fisica. Avete già comprato il tutù? Ragazzi, state tranquilli, non è per niente quello che pensate. Non dovete creare una vera e propria coreografia. Dovrete piuttosto mostrare la vostra espressività fisica. Ognuno di noi ha un proprio stile, una propria emotività. E questa prova serve a capire chi siete. Quindi dovrete eseguire la vostra prova di movimento della durata massima di 2 minuti, ispirandovi al tema sport. Se volete, potete anche avvalervi della base musicale. Però, se decidete di utilizzarla, non dimenticatevi della pendrive, né quando entrate in sala né quando uscite, come ad esempio ha fatto la sottoscritta. Piuttosto mettetela al collo. Proprio per conoscervi meglio, dopo la vostra composizione, vi verranno chieste altre improvvisazioni di movimento, a partire da immagini, suggestioni o dal vostro pezzo. Chi avrà raggiunto un voto complessivo nelle tre prove minimo di 18 trentesimi sarà ammesso alla meravigliosa, stupefacente ed entusiasmante terza fase. La terza fase avrà inizio lunedì 4 ottobre 2021 e terminerà mercoledì 13 ottobre 2021. È un laboratorio intensivo di 10 giorni, perciò sarà tutto in presenza. Forza e coraggio, ragazzi! Aspettate, siete già andati via? No, perché devo dirvi che la terza fase è una prova d'esame, perciò prendetela seriamente e soprattutto ripassatevi il monologo della prima fase. Ripassatevelo perché potrebbero richiedervelo. Forza e coraggio! Fermi tutti! Lo svolgimento delle selezioni, così come viene descritto, sarà possibile soltanto se le restrizioni per la pandemia ce lo consentiranno. Ovviamente noi ci auguriamo che come lo scorso anno tutto vada per il meglio, ma in caso contrario abbiamo un piano B. Innanzitutto gli esami continueranno e per la seconda fase, se non fosse possibile la presenza, tutti i candidati riceveranno dei credenziali per accedere alla piattaforma online, dove si svolgerà la prova fisica, quella di espressività vocale e quella di recitazione davanti alla commissione in diretta. Nel caso in cui non fosse possibile presentare la scena dialogata nonostante il remoto, c'è la possibilità di riproporre il monologo della prima fase ed eventualmente un secondo monologo scelto ed inviato dalla commissione.
Per quanto riguarda la terza fase, l'eventuale modalità di svolgimento online del laboratorio sarà comunicata tempestivamente a tutti i candidati ammessi. Inoltre, sia per la seconda fase che per la terza fase, tutte le tempistiche relative a inizio, fine e pubblicazione dei risultati potrebbero subire delle variazioni. Anche queste saranno comunicate. Inoltre, ragazzi, non dimenticate di vestirvi in maniera adeguata. Ciò vuol dire semplici, ma allo stesso tempo comodi. Comodi per non sentirvi magari a disagio durante le prove di recitazione e comodi per le prove di danza e di movimento scenico. Mi pare ovvio. Inoltre, le prove avranno luogo nella sede centrale dell'Accademia, quindi in via Vincenzo Bellini 16. In caso contrario, per qualsiasi altro imprevisto, state tranquilli che sarà l'Accademia stessa ad avvisarvi. Inoltre, altra cosa molto importante, la memoria. Mi raccomando, ragazzi, la memoria, perché potrebbero chiedervi la qualunque, dal monologo del self-tape fino al dialogo stesso della seconda fase. Quindi mi raccomando, ripassate bene, anche perché la memoria gioca brutti scherzi e soprattutto in questo caso costa caro. Ebbene sì, infatti la mancanza di quest'ultima potrebbe procurarvi l'esclusione, quindi io fossi in voi, ripasserei. Controllate ogni giorno sul sito l'orario delle vostre convocazioni e mi raccomando, portate con voi sempre un documento di identificazione. Poi ragazzi, anche quest'anno vi tocca, andata così, avete l'obbligo di rispettare tutte le norme di sicurezza anti-Covid che potete trovare scritte su un protocollo di sicurezza sul sito dell'Accademia. Se non rispetterete queste norme verrete esclusi da tutte le prove, quindi dai, stiamoci attenti. Ah, a proposito, una cosa che mi sono dimenticato. Alla fine della terza fase, controllate sul sito se siete entrati o no. Perché, lo so, sembra strano, però non si sa mai l'emozione, quindi io ve l'ho detto, poi fate voi, eh. Eccoci arrivati alla presentazione del bando d'ammissione al corso di regia. In quanto allieva regista non mi trovo molto a mio agio di fronte a una videocamera, ma come non mi troverei a mio agio su un palcoscenico? Dopotutto preferisco stare dietro le quinte. Però cercherò di essere il più chiara possibile per illustrarvi questo bando d'ammissione. Anzitutto, anche questa sezione di concorso si sviluppa in tre fasi di selezione, come quella di recitazione, solo che ha delle caratteristiche ovviamente differenti. Una precisazione, subito. Se partecipate al bando d'ammissione in regia, non potete partecipare al bando d'ammissione in recitazione e viceversa, dovete fare subito una scelta. Le tre fasi d'ammissione sono volte a individuare i tre candidati che verranno ritenuti dalla commissione esaminatrice più meritevoli. E in più vi saranno due posti che verranno assegnati ai candidati stranieri che dovranno dimostrare anche un'ottima conoscenza della lingua italiana. Ma adesso andiamo nello specifico e cerchiamo di capire anche qual è l'offerta formativa del corso di regia. Anzitutto il corso ha una durata triennale e prevede l'obbligo di frequenza, non solo alle lezioni, ma anche alle attività laboratoriali, agli spettacoli che vi verranno proposti dall'Accademia stessa. Cosa è importante sapere? Che voi frequenterete lezioni sia con i ragazzi del corso di recitazione che lezioni più specifiche solo del corso di regia, come ad esempio scenografia, progettazione luci, e tutti questi corsi vi verranno impartiti da importanti maestranze del settore. Nel corso dei 3 anni potrete studiare con registi estremamente competenti e formati, quali Massimiliano Civica, Arturo Cirillo, Giorgio Barberio Corsetti e, cosa più importante in assoluto, nel corso del triennio avrete la possibilità di mettere in scena le vostre regie, e questa è un'occasione più unica che rara per un giovane regista. Cos'altro è importante dire? Beh, alla fine del vostro percorso accademico vi verrà rilasciato un diploma accademico in regia di primo livello, equipollente a una laurea triennale di classe L3. Per partecipare alle sezioni di concorso dovete avere un titolo di studi che vi permetta l'iscrizione universitaria o presso un istituto AFAM. Prima fase. La prima fase non sarà in presenza ma in remoto e il giorno 16 settembre 2021 e consiste nell'allegare un piano di regia, un'analisi drammaturgica
e un link a un self-tape di un monologo diretto dal candidato, recitato da un attore o eventualmente dal candidato stesso. Ovviamente, analisi drammaturgica, piano di regia e il monologo scelto per il self-tape devono appartenere alla stessa opera. I risultati saranno pubblicati sul sito dell'Accademia il giorno 18 settembre 2021. La vostra clip dovrà iniziare con la presentazione di nome e cognome del candidato, titolo e opera dalla quale è tratto il monologo e nome e cognome dell'eventuale interprete, a meno che non siate voi stessi a recitare. Potete dirlo all'inizio del video, farlo dire all'interprete oppure montarci su una scritta, va benissimo. Il brano va interpretato a memoria e per non rischiare l'esclusione a priori non dovrà superare la durata massima di 4 minuti. Se vi servirà utilizzare elementi di costume o di allestimento potete farlo, ma non sono assolutamente considerati necessari o obbligatori. La clip potrà essere registrata con fotocamera, videocamera digitale, telecamera del computer oppure cellulare. Potrete inoltre intervenire con scelte di riprese, montaggio, missaggio se li riterrete utili alla vostra prova. D'altronde, volete fare i registi? I candidati che avranno conseguito il voto minimo di 18 trentesimi saranno ammessi alla seconda fase e almeno una è andata. La seconda fase ha inizio il 30 settembre 2021 e il candidato deve presentare in presenza una scena di almeno 8 minuti, recitata da almeno due attori, più eventualmente, non obbligatorio, il candidato stesso. Ovviamente la scena deve essere tratta dall'opera su cui si è fatto in prima fase sia il piano di regia sia l'analisi drammaturgica. Importante, sul bando sono allegati sia la pianta sia la dotazione dell'aula, che è importante per sapere dove è posizionata la commissione, dove sono le prese di corrente, dove sono le finestre, insomma tutto quello che serve per pensare in qualche modo all'allestimento della propria scena. Un ulteriore importantissimo momento della seconda fase di selezione sarà la discussione della vostra tesina di regia. Momento che secondo me è proprio il cuore di queste selezioni, cioè il momento in cui proprio sarete veramente messi alla prova. Si tratterà appunto di sostenere un colloquio analitico sulla proposta di regia presentata con la commissione, insieme alla quale appunto ne discuterete ogni aspetto. Ragazzi, si tratterà di argomentare le vostre tesi e motivare la vostra proposta. Cioè, io credo che un modo giusto di affrontarla possa essere quello di immaginarsi come proprio avvocati del vostro piano di regia. Dimostratevi forti, sicuri delle vostre scelte, fate vedere alla commissione quanto siete innamorati del lavoro proposto e vedrete che la corrispondenza tra le vostre argomentazioni e la messa in scena del dialogo saranno elemento di valutazione preso molto in analisi. Chi conseguirà un voto complessivo di 18 trentesimi sarà a un passo dalla vittoria, perché finalmente sarà ammesso alla terza fase di selezione. La terza fase avrà inizio lunedì 11 ottobre e si concluderà giovedì 21 ottobre 2021. Si tratta di un laboratorio, ma in cosa consiste nello specifico? La commissione selezionerà un testo del quale voi dovrete curare interamente una regia. Vi verranno fornite un'aula dove provare e un orario specifico nel quale provare. In più collaborerete con due o tre attori che siano allievi in corso o dei neodiplomati. Cosa non potete assolutamente fare? Non potete fare riprese audio o video delle vostre prove. Non potete chiedere agli attori di provare al di fuori degli spazi che vi sono stati forniti dall'Accademia. Non potete provare durante orari in più rispetto a quelli che vi sono stati assegnati sempre dalla commissione. Non potete torturare gli attori, non potete minacciarli. Non potete essere abusivi fisicamente o verbalmente oppure psicologicamente, non potete mandargli le catene su WhatsApp. Detto questo, queste cose non sono scritte sul bando, ma ci si rifà anche al vostro buon senso.
I risultati verranno resi noti entro il 22 ottobre. Risulteranno idonei tutti i candidati che avranno raggiunto un punteggio di 24 trentesimi e saranno ammessi i tre candidati con il punteggio più alto. E in più sarà possibile avere due ulteriori posti che verranno assegnati agli studenti stranieri. Pensavate di esservi liberati di me? Invece no, sono tornata. Bene, ci tenevo a raccontare un episodio che ha caratterizzato la mia entrata in accademia. Ecco, non proprio l'entrata in accademia, ma neanche le selezioni, ma proprio le preselezioni, cioè l'invio di tutta la documentazione, del self-tape, insomma tutto quello che era necessario per essere ammessi alle selezioni. Beh, io sono la regina delle procrastinatrici, quindi dato che il bando finiva il 23 agosto, avevo deciso deliberatamente che avrei inviato tutto il materiale il 22 agosto. Bene, quel giorno ho preso un treno che doveva arrivare alle 4 a Roma. Invece quel treno ha fatto 5 ore di ritardo, quindi io sono arrivata a casa nel panico, tra le lacrime, l'isteria generale, le urla della mia famiglia, ed è una cosa che non auguro a nessuno. Quindi noi di notte ci siamo messi subito a prendere tutti i documenti, caricare video, foto, immagini, scannerizzare la carta d'identità. È stata la cosa peggiore che io abbia mai fatto, la peggiore idea che io abbia mai avuto, e siamo riusciti a inviare tutto alle 23:58, proprio al limite del tempo massimo. Ragazzi, per favore, inviate almeno 10 giorni prima tutto l'occorrente. Grazie. Non cercate per forza di nascondere l'ansia che sentirete, perché è veramente uno sforzo. Io, per esempio, feci l'esame in accademia 2 volte e la prima volta sono sicura che una delle cose che non mi ha aiutato per niente fu proprio questa. Cioè, io cercavo costantemente di nascondere il terrore che avevo, cioè proprio la paura, perché ragazzi fa paura, cioè fa paura, non ci diciamo di no, cioè proprio una situazione di stress quella di questi esami poi, e perciò vivetela con la giusta dose di ansia, che è super lecita e super giustificata. Che squillino le trombe, signori spettatori, inizia la commedia, che parlino gli attori. Spaccate tutto, ragazzi.